Cari amici e clienti, buongiorno e benvenuti a questo video. In questo video oggi io voglio spiegare il funzionamento delle offerte e dei rilanci nell'asta online, perché è un argomento che a volte molti non comprendono bene. Ricevo sempre le stesse domande. E allora, l'asta fondamentalmente si divide in due fasi. La prima fase, che è quella dal giorno della pubblicazione, al giorno dell'asta vera e propria. Fra questo, dal giorno di pubblicazione al giorno dell'asta, possono passare 15 giorni, 20 giorni, 30 giorni, dipende. In questa fase di qua della pubblicazione, il cliente ha la possibilità, l'acquirente ha la possibilità di fare le sue offerte in tanti modi. La può fare online direttamente sul portale, la può fare utilizzando il modulo d'ordine, quindi modulo d'ordine, che può essere inviato per fax, per email o per posta. In alternativa, ma questa di qua è una cosa che vale soltanto per pochi clienti da noi riconosciuti, accettiamo a volte delle offerte anche per telefono. Tengo a precisare una cosa, che tutto quello che io dirò a proposito dell'asta, del funzionamento e così via, riguarda esclusivamente le aste della filateria Quattro Baiocchi. Non facciamo che qualcuno vede questo video, va da un altro collega e dice: ah, io ho visto Quattro Baiocchi, ha detto che Quattro Baiocchi, è quello che dice, lo dice per le proprie aste, perché ogni casa d'asta ha il suo regolamento e le sue condizioni di vendita. A proposito di questo, le condizioni di vendita voi le trovate nel nostro sito, che adesso io vi faccio vedere come poterle leggere. E sarebbe sempre utile che le leggiate, perché le condizioni di vendita sono importanti, e farò poi un video apposito sulle condizioni di vendita, perché servono a rendere trasparente il rapporto fra la casa d'aste e voi, gli acquirenti. Nel nostro sito, ok, cliccando qua calendario e condizioni di vendita, voi trovate il calendario dell'asta, la simbologia, le condizioni di vendita e infine il modulo d'ordine. Detto questo, andiamo avanti con il funzionamento delle offerte e dei rilanci. Cosa succede sempre fra il periodo della pubblicazione e il periodo dell'asta? Supponiamo, prendiamo un esempio, il lotto numero 35. Lotto 35 che ha una base di euro 400. La prima persona che fa un'offerta, che possa essere, come ho detto prima io, col modulo d'ordine, per email, online, quello che è, fa un'offerta alla base, 400 euro. Supponiamo che questo sia il cliente numero 1. Arriva il cliente numero 2. Il cliente numero 2 dice che secondo lui, o meglio, è disposto a pagare per quel lotto 450 euro. Cosa succede? Succede che il sistema informatico automaticamente manda avanti i rilanci fino a 400, in questo caso i rilanci sono a 20 euro alla volta.
Quindi, al momento il cliente 2, al momento il cliente numero 2 aggiudica a 420 euro, quindi il numero 1 è stato tagliato fuori. Supponiamo che sempre in questo momento arriva il cliente numero 3 che offre 500. Bene, l'offerta del cliente numero 2 viene cancellata. L'offerta del cliente numero 2 viene cancellata perché nel mezzo ci sta il signor 3 a 470 euro. Se tutto resta così, il giorno dell'asta, il lotto ha un prezzo di partenza di 470 euro. Il sistema tiene conto del fatto che c'è il signore numero 3 che ha offerto 500 euro, quindi se c'è qualcuno online che offre 480, perde, perché il sistema automaticamente vi farà vedere che c'è un'offerta di 500 euro. Di conseguenza, il cliente che è online, quindi il signor numero 4, per aggiudicarsi il lotto deve fare uno scatto in più. Solitamente superati i 500 euro sono 50 euro alla volta, quindi 500 550. Se non ci sono altre offerte, il signor numero 4 si aggiudica il lotto. È importante un'altra cosa: a parità di offerta vince chi arriva prima. Quindi se i 400 euro sono stati offerti dal signore numero 1 il lunedì e poi arriva il signore numero 2 che il giorno dopo offre 400 euro, il signor numero 2 perde per precedenza. Spero di essere stato chiaro. In futuro farò altri video dove spiegheremo bene le condizioni di vendita, che vi invito a leggere, perché ogni casa d'asta ha le sue regole. E poi spesso e volentieri, da un punto di vista fiscale, cambiano determinate cose in base agli oggetti che vengono posti in vendita, diritti di seguito, SIAE e cose di questo genere. Quindi leggete le condizioni di vendita per evitare sorprese, anche perché tenete conto che nel momento in cui mandate un ordine o nel momento in cui fate click, accettate le condizioni di vendita della casa d'aste. Grazie per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video.